Elvira Muicic, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i E ascoltatori. benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere una storia molto particolare che noi desideriamo raccontare, ma desideriamo nello stesso tempo anche rimanere sulla soglia di questa storia, come desideriamo rimanere sulla soglia di tutte quante le storie narrate nei libri. Senka Maric, autrice del libro Corpo Kintsugi, e il romanzo che stiamo per raccontare. Questo libro è pubblicato da Antonio Mandese, editore. Elvira Muicic ha curato la traduzione. Lei come ha conosciuto Elvira Muicic, Senka Maric e la sua scrittura? Diciamo, è un romanzo che in effetti ha avuto molto eco nella regione della ex Jugoslavia. Ha vinto un premio molto importante per quella regione, un premio intitolato uno scrittore, Meša Selimović. E quindi, facendo io appunto la traduttrice, leggo spessissimo romanzi che escono da questi premi. E mi sono imbattuta nella storia di Senka Maric, in questo racconto che inizialmente in effetti mi aveva lasciato un po' sulla soglia, perché è un racconto difficile, quindi non sapevo se in effetti era una storia che avrei anche voluto tradurre. E poi però leggendo l'operazione che Senka Maric ha fatto della sua storia personale, cercando di trasformarla appunto in letteratura, mi sono convinta dell'importanza di questo racconto che appunto, distaccandosi dalla semplice autobiografia, dalla testimonianza della malattia, diventa qualcosa di molto diverso, una riflessione molto più ampia e quindi non voyeuristica della malattia, ma in qualche modo forse davvero una riflessione esistenziale sul nostro essere dei corpi che passano su questa terra. E questo libro è la storia di un corpo, è il corpo che si può rompere. Qui entriamo nel titolo, Corpo Kintsugi, e la parola Kintsugi ci porta al Giappone. E che cosa ci racconta questa parola, Elvira Muicic? Esatto, sì, è una parola, è bello quando le parole viaggiano attraverso spazi, in qualche modo arrivano, è un libro tradotto dal bosniaco, ma che nel titolo appunto ha la parola giapponese Kintsugi, e Kintsugi è di fatto una modalità, un tentativo artistico di recuperare oggetti, in quel caso, insomma, di solito si tratta di oggetti che si sono in qualche modo o spezzati, o rotti, o frantumati, o anche semplicemente crepati. Allora la tecnica Kintsugi entra con un liquido color oro, cerca di incollare di nuovo queste parti che si sono spezzate, lasciando però ben visibile il luogo dove era avvenuta una crepa, il luogo dove era avvenuta una rottura, proprio come a sottolineare che noi siamo anche quello che ci ha spezzato, e quindi renderlo visibile, ma con un liquido prezioso come può essere l'oro, porta le nostre ferite appunto ad assumere un nuovo significato, non come qualcosa da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi, perché poi spesso la malattia diventa anche motivo di vergogna. Quindi non vergognarsi, ma far vedere questo nuovo oggetto, in questo caso è un corpo, nella sua totalità, nella sua ritrovata totalità, appunto, dopo essere stato tagliato e frantumato. Ed è questa la cosa importante, molto, molto facile da dire e sicuramente difficile da vivere, no? Mettersi nei panni della protagonista di questo romanzo. Nonostante un corpo tagliato diverse volte, è un corpo ancora integro e questo è molto importante. È un corpo che passa purtroppo attraverso un dolore continuo per arrivare a ricordarlo, questo dolore. E per ricordare il dolore ci viene in soccorso una delle due frasi in esergo di questo romanzo di Senka Maric, Corpo Kintsugi, la frase di Margaret Atwood. Ma chi può ricordare il dolore una volta passato? Non ne resta altro che un'ombra, nemmeno nella mente, nella carne. Il dolore ti segna, ma troppo profondamente perché si possa vedere. E quello che è lontano dalla vista è lontano dalla mente. Ora, le parole che lei ci ha detto poco fa, Elvira,
Muccici, a proposito del corpo Kintsugi, no? Quel corpo che è come un vaso giapponese che è rotto e si. E quei fili d'oro rappresentano veramente quello spezzarsi di una vita che comunque continua a vivere. Però la frase di Margaret Atwood ha una prospettiva diversa. Questo dolore che ti segna, ma troppo profondamente perché si possa vedere. Io vedo le ferite del vaso Kintsugi, però le ferite di questo corpo non riesco a vederle. Certo, sì, assolutamente. In qualche modo il corpo Kintsugi in effetti fa qualcosa anche di più, semplicemente del far vedere le ferite recenti. È un'indagine quasi, non quasi, è un'indagine davvero nel passato di un corpo, tant'è che Senkamaric ha questo alternarsi tra il corpo che è oggi, il corpo in qualche modo quasi totalmente invaso dalla malattia, e un ricordare un corpo nel suo crescere, quindi c'è un continuo passare tra i flashback legati all'infanzia, e quasi chiedersi che cos'è. Sono molto belle le sue riflessioni, secondo me, sul tempo, sul chiedersi se è possibile tornare indietro nel tempo e capire quando qualcosa del nostro corpo inizia a non funzionare più. E quindi questo lento ritornare nella memoria infantile, in tutto ciò che in fondo ci segna, ma non può essere altrimenti. La vita non è possibile viverla con il senno di poi, nonostante c'è quasi all'inizio un desiderio ossessivo di provare a vedere se era possibile evitare la malattia. E allora, in questo senso, il corpo di Senkamaric è davvero visibile quasi nel tempo della sua crescita, della sua formazione, e allora sì, queste ferite in qualche modo non solo della malattia, ma iniziano a risalire, diventano anche ferite molto lontane nel tempo, e non solo ferite, però noi magari ne parleremo sicuramente in questo spazio, però corpo Kintsugi è anche un racconto di una femminilità che sta in mezzo alla malattia, che sta in mezzo, ma che non demorde, non si arrende a non essere più un corpo che desidera, che sente, che in qualche modo si piace, nonostante appunto i fili d'oro che piano piano lo iniziano ad attraversare. Diceva bene poco fa Elvira Omuigic a proposito del tempo. E qui è veramente una storia del tempo, perché a un certo punto del romanzo, se ricordo bene, dice che il tempo non è reale, il tempo è attesa. Però attendere quando hai quella storia che c'è dentro il tuo corpo, no? E quando senti che c'è qualche cosa che si è formato, ed è quel qualcosa che ti crea panico, no? A un certo punto dice all'inizio del libro: il panico è fango. Ecco, riflette veramente molto bene l'idea di questa donna che si sta palpando, no? E tasta il suo corpo, e a un certo punto dice: ma devo essermi sbagliata, perché forse pensa che non sia così. E allora così comincia la sua notte, anche se forse è giorno, no? E la notte ti ingoia. Ed entriamo, Elvira Muicici, in questa notte di questa donna, partendo da questi tre giorni che aprono il romanzo, i primi tre giorni, tre eventi che hanno segnato il 2014, 10 anni fa, il 17 giugno, il 15 luglio e il 26 agosto. E il romanzo come comincia? Ce lo faccia ascoltare Elvira Muicici nella versione originale. Certo. Ljeto 2014. Odredla su trido gađaja. Sedamne stogjuna, svega nekoliko dana nakon popodneva koje ste proveli sjedeći na bračnom krevetu u kojem niste spavali zajedno više od godinu dana, gledajući u prazninu bijelog zida naspram vas, u tišini koju bi rijetko prekinula tek poneka umorna riječ,
Tvoj muž je složio svoju odjeću u dvije velike sportske torbe. Treću si izostavi donijela sama i nju stavila dvije posteljine za jednu sobu. Jastuk, frotir, deku i tri mala i dva velika peškira. Dok si zatvarala torbu, pomislila si na zimu koja dolazi. Vratila si se u ostavu gdje si 5 minuta tražila veliku kesu u koju si ugurala jorgan. Hodnik je bio zatrpan stvarima. Nekoliko puta je zaustio da nešto kaže. Odustao je čim bi te pogledao kako stojiš s rukama na kukovima i dišeš duboko. Uspio je sve tri torbe i kesu uzeti u ruke. Gledajući u pod, izašao iz stana, žureći niz stepenice, prema taksiju koji ga je već čekao na ulici. Posle si dugo, dugo sjedila sama ispred tog golog zida i polako shvatila da iza njega nije ostao ništa osim osjećaj praznine. Samo osjećaj poraza. Ecco, queste erano le primissime righe in lingua, appunto. Le leggiamo per gli ascoltatori e le ascoltatrici anche in italiano, forse? Certo. Allora, dunque. Tre eventi hanno segnato l'estate del 2014. Il 17 giugno, qualche giorno dopo aver trascorso il pomeriggio a guardare il vuoto del muro bianco sopra di voi, seduti sul letto matrimoniale in cui non dormivate insieme da più di un anno, in un silenzio che solo di rado veniva interrotto da qualche tua flebile parola, tuo marito ha sistemato i suoi vestiti in due grandi borse sportive. La terza l'hai portata tu stessa dal ripostiglio e ci hai messo due paia di lenzuola per un letto singolo, un cuscino, una coperta di spugna, tre asciugamani piccoli e due grandi. Mentre chiudevi la borsa hai pensato all'inverno che stava arrivando. Sei tornata nel ripostiglio dove sei rimasta 5 minuti a cercare un grande sacco di plastica in cui infilare il piumino. Il corridoio era invaso da cose. Più volte è stato sul punto di dire qualcosa, per poi rinunciare nel momento in cui ti ha vista ferma in piedi, con le mani sui fianchi, intenta a fare respiri profondi. È riuscito ad afferrare tutte e tre le borse e il sacco di plastica. Fissando il pavimento uscito dall'appartamento, si è affrettato giù per le scale verso il taxi che lo stava aspettando sulla strada. Dopo si è rimasta a lungo, molto a lungo, seduta da sola davanti a quel muro spoglio e piano hai realizzato che quel che era rimasto dopo di lui non era una sensazione di vuoto, ma soltanto di sconfitta. Ecco, E non è questo è. solamente una sconfitta questo romanzo, questa storia di questa donna, perché c'è molto coraggio in lei e anche molta paura, angoscia, lo diciamo poco fa, l'angoscia che diventa fango, no? E te lo vuoi togliere di dosso. Ma è anche una storia di straordinario e tenero amore, no? Quando lei, Saint Camari, si dice che desideri qualcuno che ti ami così tanto, no? Affinché l'amore ti ridia la vita. Ora, hai un corpo che si sta disfacendo per via della malattia, del tumore, e nello stesso tempo vuoi rivivere. E sai che per rivivere, sì, c'è la medicina che può risolvere in parte, ma soprattutto c'è l'amore che ridà la vita. Sì, ed è secondo me molto coraggioso anche raccontare questo desiderio di amore in un corpo malato, perché spesso la narrazione che noi facciamo a noi stessi della malattia è un pochino stereotipata, cioè noi pensiamo che nel momento in cui un corpo è malato diventa qualcosa d'altro da quello che era prima e quindi è intento soltanto a pensare a curarsi, eccetera. È come se tutto il resto sbiadisse, quasi come se anche in Saint Camari c'è il desiderio dell'amore, ma c'è anche una forte carica erotica di questo corpo che non rinuncia anche a questo aspetto della propria vita, nonostante. E proprio la malattia si è annidata proprio laddove, appunto, a un certo punto Saint Camari si chiede che cosa, se sarà ancora donna dopo che questi seni sono stati asportati, le ovaie anche, ci cioè dice, ma quello che rende una donna donna io non ce l'ho più. E quindi, eppure sì, la risposta è sì, perché c'è qualcosa di molto più profondo nell'essere donna, al di là appunto
di quegli elementi biologici e fisici che ci rendono all'apparenza tali. E allora sì, l'amore, tutto quello che continua a vivere in una mente, in un corpo, è in effetti probabilmente la chiave. A un certo punto lei lo racconta, e ci sono tanti tipi di amori. C'è anche un amore che ha a che fare con la presenza dei figli, un amore di un uomo, il bisogno di un amore Persino appunto quello del gatto di Frida. esatto, persino di esatto, è tutto perché in effetti anche l'amore crea una sorta di chimica, e noi, essendo anche reazioni chimiche, in qualche modo aiuta e mantiene quell'attaccamento alla vita, perché è vero che questo libro davvero raggiunge delle vertigini molto, molto dolorose, però è anche un libro su un grande attaccamento alla vita. Sul non arrendersi e provare ancora, ancora tutto ciò che bisogna fare, secondo me, davvero stordisce in questo senso. Stordisce anche perché Perché... poi di fronte al dolore c'è il desiderio dell'eternità. Esatto, sì. È esattamente quest'idea che in fondo che l'istante è eterno, l'istante che si vive, quindi anche il corpo che esiste ancora. In quell'istante è eterno, e qui torniamo anche di nuovo, forse a un po' a quella saggezza orientale giapponese che già troviamo nel titolo, quindi a quest'idea del tempo presente, del tempo eterno, dell'istante che stiamo vivendo. Sì. Abbiamo parlato di questo romanzo, Corpo Kintsugi, di Senkamaricio, pubblicato, lo ricordo, da Antonio Mandese, ed è un romanzo che ci racconta questa storia di una donna che vive il senso profondo e anche molto difficile da comprendere, perché credo che sia anche difficile comprendere se non si è veramente dentro il corpo, no? Vivere esattamente, e il romanzo di Senkamaricio ce lo fa toccare con mano, ci fa essere vicino a questa donna quando lei è in bagno, quando si lava i denti, vede per esempio nello specchio il suo corpo che sta diventando altro, questa continua metamorfosi, e arriva persino a dire: abbiamo parlato molto di vita, ma è un toccare la morte quasi ogni giorno, no? Ogni momento in questa storia, quando dice che nella bocca non c'è nemmeno più spazio per le parole perché sono superflue. Anche questa è una delle tue morti, ed è forse proprio quando mancano le parole c'è l'apertura, arriva la vita. E qui ritornano le tecniche, ritorna la tecnica del kintsugi, no? Per dare una sorta di eternità anche a ciò che si è rotto, in questo caso il corpo. Quando mancano le parole, sono le parole che ti danno quella possibilità di far arrivare la vita. Esatto, in questo romanzo penso che un'altra tra tantissimi pregi che ha è questa riflessione molto importante su che cosa è dicibile, che cosa è indicibile, e Senkamaric si muove continuamente tra la mancanza delle parole e però la sua, diciamo, abitudine, essendo una scrittrice, prima di tutto una poetessa, a ridisegnarsi il mondo, a ridisegnarsi la vita attraverso le parole. Allora si trova lei stessa in questo limbo, e sembra che i momenti più salienti, più importanti e anche più dolorosi siano quelli in cui lei si rende conto che le parole non ci sono, non bastano, e che in qualche modo riuscire a traghettarsi di nuovo sulla riva del dicibile è il massimo che può fare. Allora penso davvero che sia anche in questo senso, e in questo senso è un lavoro letterario, è proprio questo tentativo di dare una forma a qualcosa di autobiografico, sì, però qualcosa che richiede anche una certa distanza per poter essere raccontato. E non è scontato, perché io credo che se questo
se questo memoir fosse stato raccontato sul momento, mentre l'autrice era ancora estremamente immersa in questa storia, non sarebbe uscita una storia di questo tipo. Lei stessa dice che l'ha scritta in realtà su suggerimento del suo editore, mentre era immersa a scrivere tutta un'altra storia che non stava venendo bene perché era evidente che non era la storia che doveva raccontare in quel momento. Il suo editore le ha consigliato di raccontare quello che le era accaduto poco tempo prima, e quindi lei si è ritrovata quasi stupefatta di dire: ah, ci posso raccontare questa storia ora. E quindi ha iniziato a raccontarla, ma mettendoci in mezzo la sua arte di poetessa, che in effetti ha un effetto kintsugi. Le sue parole sono parole che scavano, parole che aprono, e sono a tratti estremamente, estremamente essenziali, da risultare quasi crude. E questo è, secondo me, davvero molto, molto, molto forte in questa storia, e la rende una storia letteraria e non solo una testimonianza, diciamo, di una malattia, che ovviamente non è un diminutivo essere solo quello, però in questo caso c'è davvero dell'altro. C'è una sottolineatura che vorrei condividere perché è straordinaria ed è veramente un insegnamento a tutti quanti, no? Per vivere il dolore e attraversarlo. Hai imparato a far passare il dolore attraverso di te come fossi un setaccio. Ora, questa immagine veramente è un'immagine che mi accompagna ed è un'immagine veramente molto potente nella sua sincerità e anche, siamo sinceri con noi stessi, anche nella difficoltà del realizzarla, perché non è poi così semplice. Ci vuole discernimento, ci vuole coraggio, in sostanza, ci vuole molto coraggio. Senka Maric, autrice del romanzo Corpo Kintsugi, il romanzo pubblicato da Antonio Mandese e tradotto da Elvira Mojcic, che noi ringraziamo di essere stata insieme con noi, ma prima di salutarci, Elvira, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oh, in questi giorni è un libro che mi sta facendo compagnia, è un libro di una scrittrice danese, si intitola Infanzia, e lei è Ditelson, è pubblicato da Fazzi Editore, una scrittrice danese che, insomma, è morta già da un po'. Ha scritto questa trilogia sulla sua vita, si intitola La Trilogia di Copenaghen. Ed è, insomma, il racconto anche qui di una vita molto, molto complicata, in una scrittura davvero potentissima. Insomma, se posso lo consiglio. È un libro davvero che lascia molte, molte domande, che ferisce spesso. Grazie davvero Elvira Mucci, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi.